Pensavo di essere finalmente al sicuro. 8 giorni di vacanza, lontano da Los Angeles, senza fare l'investigatore sensitivo. Mi sarei dedicato alla pesca. Me l'ero cavata per un pelo. Il giorno prima, una ragazza era entrata nell'ufficio della mia segretaria. Aveva mollato un grosso assegno sulla scrivania e si era seduta in sala d'aspetto, senza dire una parola, ma rifiutando di andarsene. Un tipo snob, ma stupenda. Così, quando quella decappottabile del rosso brillante mi venne addosso danzando come la muleta di un torero uscito dall'inferno, pensai che non me la sarei cavata. Le nostre macchine si scontrarono. La riconobbi immediatamente. Lei rimase in silenzio, rivolgendomi uno sguardo da cucciolo triste. Avrei potuto ucciderla, ma mi aveva in pugno. Sapevo di essere stato calappiato. Addio vacanza di pesca. Dovetti ascoltare, o meglio, leggere i suoi problemi. Anzi, quelli di suo zio. Sembrava che si trattasse di un pezzo grosso con un'immensa tenuta nella parte settentrionale dello Stato. Gli era saltato il ghiribizzo di girare un film. Tutto cominciò bene, ma poi la troupe scomparve nel nulla. E lui voleva che io gliela ritrovassi. Beh, era inevitabile che accadesse. Lei è muta, io sono scemo. Saremo una coppia straordinaria. Vado a letto. Succede. Sono anni che non mi capitava questo flash. Avanti, Joseph. I tuoi genitori sono morti. Accetta la realtà.
Gentile signore, a seguito della mia serie di incontri con sua nipote, Alicia, mi rincresce confermare che il trauma subito, che ha provocato la perdita della parola, ha anche dato origine, unitamente al suscitato mutismo e alla conseguente incapacità di comunicare, ad una nevrosi molto grave. Distinti saluti, dottor Russell Murchison. Pronto, parla il sergente Wakefield. Signor Marvin Jordan, sarebbe così gentile da ricordare alla sua affascinante nipote che sulle strade pubbliche ci sono dei limiti di velocità? La ringrazio anticipatamente. Ciao Robert, sono Don. Dobbiamo parlare. Riguarda la società e la fondazione. C'è una fuga di notizie. Chiamami presto. Ah, spero che tu stia bene. Caro signor Shanley, sono felice che abbia potuto farci visita. Confido che lei ora disponga di maggiori informazioni sulla famiglia Marvin Jordan e sui suoi affari, per non parlare di alcuni oggetti personali su cui lei, senza alcuna malizia, ha buttato un occhio. Fin qui tutto bene. Apprezzo che i miei investigatori privati siano curiosi e ficcanaso. Ora che qui la sua legittima curiosità è stata soddisfatta, le suggerisco, anzi le chiedo, di spostarla sui set principali. Può darsi che ci abbia già provato e che sia stato bloccato all'ingresso dal piccolo ostacolo di un codice. E il codice è un gioiello di 20 anni. Ma prima un frugale spuntino l'attende in cucina, in modo che la sua indagine possa iniziare su basi propizie. La riceverò più tardi. Altro brandy? Altro brandy? Preferirei una graccola. Shakerato o mescolato? Impagliata e congelata. Creatura disgustosa. Imbecille. Creatura disgustosa.